Ciao a tutte! Oggi volevo parlare di una cosa che non c'entra niente col make-up, ma che c'entra comunque con la bellezza. E volevo parlare di capelli. Allora, vi parlerò di due prodotti principalmente. Il primo, ve lo faccio vedere subito, è questo qui. Ta-da! Sembra un'arma, ma in realtà è un phon. È un phon che ho preso e è della Remington e si chiama Shine Therapy e come vedete ha una cosa strana qua, adesso a parte questo che si toglie e ha questa cosa qui stranissima che come potete vedere, eccola, è questa. Era questo phon, io non lo volevo comprare. Mi sono fatta convincere e vi dirò che sono assolutamente soddisfatta. Questo phon di particolare ha varie cose. La prima, e a me sembra la più innovativa, è questa qui. Vedete? Qui dentro c'è un liquido. Sembrano le cartucce della stampante, per capirci. E dentro questo liquido, come potete leggere da qua forse, dell'olio d'avogado e sono appunto le vitamine A, D ed E, quindi A, D, E e niente, e praticamente c'è un bottone che vi fa azionare queste vitamine mentre vi asciugate i capelli e queste vitamine vi vengono vaporizzate sul capello. Ovviamente come tutte le cose non bisogna esagerare, quindi ad esempio io che non li ho lunghissimi ma non li ho neanche corti, attivo per 2 secondi il phon girato all'insù e poi mi fono i capelli praticamente così. Io ad esempio che ho i capelli che hanno la tendenza comunque ad essere grassi, tendo a non applicarli proprio sulla cute, cioè vicino alla cute quando sto spingendo il tasto delle vitamine, ma cerco di stare più sulle punte che sono le parti che ho più rovinate. Allora, questo phon non ha solo questa di caratteristica particolare, so che ci sono anche altri phon di marche diverse dalla Remington che non si chiamano così, hanno altri nomi, adesso non mi ricordo, eventualmente poi ve li elenco qui, però io di questi non vi posso fare le recensioni perché non ho, insomma, è il primo phon un po' particolare al quale mi avvicino perché non ho mai avuto sostanzialmente problemi ai capelli o comunque magari badavo più alle piastre che al phon o agli shampoo o al balsamo o alle varie cose, insomma il phon, non, sbagliandomi mi sono resa conto, non lo consideravo una cosa molto importante, io asciugavo e poi ci pensavo dopo e ho cominciato a notare quando mia mamma ha comprato un phon agli ioni, normalissimo phon agli ioni della Imet, come mi sembra, e già con quello avevo visto che comunque avevo avuto dei miglioramenti. Questo qui non solo ha le vitamine, come vi ho detto, ma ha diverse caratteristiche. Adesso ve le elenco. Allora, appunto la vaporizzazione di queste vitamine, che non sono altro appunto che una sostanza nutriente con le tre vitamine e che hanno le proprietà antiossidanti. Poi addirittura ha anche che emette delle microparticelle degli ioni, quindi se nel momento in cui voi non volete più utilizzare le vitamine, infatti io credo che le vitamine le utilizzerò a trattamento, nel senso finita questa cartuccia magari farò passare un po' di mesi prima di utilizzare la seconda, ora vi farò vedere anche le cartucce. Queste qui sono le cartucce, vedete, dentro la confezione del phon che costa, vi ripeto, una cavolata, costa 14,90 euro, quindi nemmeno 15 euro. Trovate due cartucce, quindi una poi la inserite subito, una vi rimane. E c'è scritto all'interno che con una cartuccia fate circa 40 applicazioni. Ha queste vitamine che potete applicare, non applicare, quindi magari fate una volta sì, una volta no. All'interno, come potete vedere forse, le piastre, queste qui, che fanno la X, non queste, quelle dentro che fanno l'X, non sono solo in ceramica, ma hanno anche la tormalina. Tormalina, io l'ho scoperta quest'estate, quando hanno cominciato qua in Italia ad andare molto questi orologini qua.
quelli originali, non originali, insomma non si capiva più niente. Comunque ce n'era un tipo che è questo qua, dell'Imazine, che c'era scritto nella confezione che contenevano la tormalina, che non è altro che un minerale, credo, comunque poi vi scriverò qui la spiegazione di che cos'è la tormalina. Deve essere un minerale che mantiene o emana ioni positivi, insomma io adesso non me lo ricordo precisamente, comunque ve lo scriverò. Quindi non solo ceramica ma anche tormalina. Allora, io leggendo tutto questo, vabbè, ho detto che bello, cioè, e non volevo comprarlo, cioè veramente mi sono fatta convincere, però devo ringraziare veramente la ragazza che me l'ha voluto vendere, perché indubbiamente io le ultime volte che mi sono asciugati i capelli non me li sono più piastrati. Cioè, proprio, vedete, anche questa sera, per carità, non saranno, però vengono luminosi, morbidi, morbidissimi, cioè è una cosa impressionante. Comunque non do nessun prodotto, io considero che faccio la maschera dopo lo shampoo una volta a settimana, quindi non è che dite sì, userai 200.000 prodotti, no. Utilizzo un prodotto dopo lo shampoo, senza risciacco, ma proprio cioè una cosa semplicissima che poi vi farò vedere anche quello. E niente, vi volevo dire che la confezione è questa. Adesso questa qui è vuota ovviamente. E la confezione con anche la piastra viene 39,90. Anche la piastra ha le piastre di ceramica e tormalina, quindi anche la piastra deve essere una super piastra. E niente, quindi io vi posso dire che mi sono trovata molto molto bene. È un po' grande, indubbiamente è grande, non è proprio leggerissimo una piuma, però io non ho nessun tipo di problema. Poi comunque considerate che io li ho sempre dovuti tirare con la spazzola. Invece dal momento in cui sto utilizzando quello lì, proprio non, cioè, mi metto testa in giù, me li asciugo un po', mi giro testa in su, mi faccio la riga e poi faccio proprio così. Quindi veramente buono. Ok, questo per quanto riguarda il phon. Se mi sono dimenticata qualcosa, poi ve lo scrivo. Un'altra cosa che vi volevo segnalare per i capelli che ho scoperto ultimamente è una linea che si chiama Tigi. Niente, è una linea e io vi faccio vedere un prodotto soprattutto perché comunque non è una linea tanto curativa, è una linea più per lo styling. Però sta iniziando a fare. Cioè, aspettate. Allora, la linea Tigi fa varie linee. Il marchio è la TG, poi fa varie linee, ci sono la linea Bedhead e un'altra linea con la F che non mi ricordo assolutamente il nome, ma che vi scriverò. Poi non sono delle linee come magari la Kérastase, come magari la Vella, come magari altre marche, insomma, che sono proprio specifiche per curare il capello, sono più per lo styling. Sono più per lo styling nel senso che ci sono molti più shampoo che hanno fatto finora per i capelli ricci, più che per i capelli dritti o comunque per il volume. Ce n'è uno per i lisci, ce ne sono due o tre di prodotti per i lisci, però uno che io ho comprato, che è questo qua, della linea Bed Head, vedete, e si chiama Spoil Me. Non so se lo vedete, spero di sì, ha una forma un po' particolare, diciamo, sembra un giochino. Sì, vabbè, quello avete capito. E niente, questo qua non è altro che sembra una lacca. Cioè, proprio, guardate. Vedete? Cioè, si vaporizza proprio come la lacca sui capelli bagnati o sui capelli asciutti, anche il giorno dopo. Io lo applico anche il giorno dopo che ho lavato i capelli, magari hanno preso un po' di umidità, glielo spruzzo su, è buonissimo. Hanno un profumo, cioè, non so neanche spiegarveli. Cioè, è una cosa buona, 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 buona. Quelli per i ricci poi secondo me ancora di più. Comunque sono buoni tutti. E anche questi qua, tutta la linea della Tigi, vedete, scritto così, è molto buona. E io non la conoscevo, l'ho scoperta da poco e adesso infatti un po' alla volta vorrei provare anche altri prodotti, poi dopo vi farò sapere. Comunque vi metto il link del loro sito e niente. Per quanto riguarda i capelli, per adesso io non ho altro da dirvi, se scoprirò altre cosettine ve le dirò. E basta, se volete anche il sito del phon, ve lo metto qui. E basta,
penso di avervi detto tutto. Ah sì, mi sono informata per il SIM e per il phone, per ricomprare poi le ricariche, si possono comprare da internet, quindi mi sembra che due costino 5 dollari, quindi comunque sui 3 euro, più o meno, sì. Però si possono trovare anche da eBay e soprattutto si possono trovare nei centri di assistenza Remington. E quindi anche sul sito remington.it e bla 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 bla. Insomma, quindi sono, poi si possono ricomprare, non è che non si comprano più. E da quello che so costano anche, insomma, abbastanza poco, insomma, relativamente, 3 euro te ne danno 2, quindi insomma ci fai 40 applicazioni per cartuccia, sono 80, insomma, sono buone. Niente, basta. Spero di esservi stato d'aiuto. Se avete qualche domanda scrivete, io se posso vi rispondo. E niente, basta. Ciao!